Vabbè, stamattina voglio fare qualcosa di diverso dal solito, perché ho deciso di parlare bene di giornalisti, o almeno di alcuni giornalisti. 3 anni fa, e questa mattina sui giornali francamente non ho trovato praticamente quasi nulla, ci sono rimasto molto male, ci ha lasciato Enzo Baldoni, pochi giorni dopo il suo rapimento vicino a Najaf, in Iraq, durante una missione umanitaria della Croce Rossa. Baldoni era andato in Iraq nell'agosto del 2004 per Diario, per il settimanale Diario, per raccontarci la guerra. Come sia andata veramente la faccenda non si sa, si ignora totalmente, non sono state mai date risposte esaurienti. Fatto sta che quello di Enzo Baldoni è stato l'unico rapimento di civile a finire tragicamente. Il corpo non è stato, non è mai tornato in Italia e mai si è svolto il funerale che lo stesso Baldoni avrebbe voluto, cioè una festa con musica e vino, giocolieri. Siamo ancora in attesa di risposte, da parte dello Stato, e in attesa che magari qualche giornalista serio, che fa ancora il giornalista, come Pino Scaccia del TG1, magari scavando come ha continuato e continua a fare in questi anni, prima o poi incappi nella verità. Enzo Baldoni era un uomo curioso, spesso l'ho trovato definito su molti blog che continuano appunto ad occuparsi del caso come un panzone curioso, un viaggiatore, un giornalista che raccontava i fatti da dentro e non dal suo ufficio con l'aria condizionata. Era chiamato anche la balena. Comunque, insomma, era un giornalista di raro spessore e con un coraggio sicuramente non comune. Come dicevo, molto di lui scrive ancora Pino Scaccia. Se non conoscete il blog di Pino Scaccia, si chiama La Torre di Babele, lo trovate all'indirizzo pinoscaccia.com, e sulla home page proprio del suo sito c'è questa frase bellissima di Pulitzer, fra parentesi quello del premio Pulitzer, quindi era un noto giornalista, che secondo me potrebbe essere utile per tutti i giornalisti italiani. Se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno, non diremo mai la verità. Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli e rendeteli ridicoli agli occhi di tutti, e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri.